Mi sto seriamente preoccupando. Oh mio Dio, io credo di essere allergica a questo prodotto, ragazzi. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, qualche giorno fa stavo su internet e ho scoperto una cosa che non conoscevo: la laminazione sopracciglia. Voi sapete che io adoro la laminazione ciglia, la faccio da anni ormai. E ti rende le ciglia molto più incurvate, molto più spesse, più nere. Insomma, ti fa avere delle ciglia pazzesche. Quindi sono super incuriosita da questa laminazione sopracciglia. Vado, mi informo, vedo i prima e di dopo e sono stupefacenti, ragazzi. Gente che non ha sopracciglia praticamente, che poi viene fuori con delle sopracciglia belle, folte, tutte belle pettinate, no? Tipo Cara Delevingne. Quindi questo è l'effetto che io voglio ottenere oggi, ragazzi. Effetto Cara Delevingne. Farò naturalmente io da cavia per voi, quindi non fatelo a casa, mi raccomando. Come vi avevo detto anche per la laminazione ciglia che avevo provato a fare con voi, oggi ci accingeremo appunto a fare quella per le sopracciglia, ragazzi. Questo è il kit che vado ad utilizzare, si chiama Brow Bomb Brow Lamination Trial Box. Questo non è un trial box, nel senso che io ho acquistato il prodotto e non è assolutamente un video sponsorizzato, ok? Se non sbaglio l'ho comprato su Amazon. Una delle cose più strane che vi posso subito dire, quindi non so, cioè il brand è molto conosciuto, però una cosa strana è che sul sito di questo brand, appunto della Brow Bomb, c'è scritto che ogni kit contiene tutti i prodotti che io ci ho trovato effettivamente all'interno. E poi dovrebbe esserci anche un comb tool, quelli a Y, che però non c'è, quindi non mi è piaciuta questa cosa, cara Brow Bomb. Come mai non c'è il pettinino che dovrebbe essere nel kit? Comunque io andrò ad utilizzare, grazie al cielo già ce l'avevo, il pettinino Y, perché è quello che ho trovato nel kit per la laminazione delle ciglia, quindi utilizzerò questo. Io vi dico subito che sono molto preoccupata perché non so che cosa ne verrà fuori, non so come reagiranno le mie sopracciglia a questo. Questo è un prodotto che teoricamente, da quanto ho capito, va a raddrizzarti le sopracciglia che naturalmente sono un po' incurvate, no? Questo prodotto va a raddrizzartele, praticamente le dà un effetto lisciante alle sopracciglia e le fa stare in piega, quindi se io vado a pettinarle verso l'alto con questo prodotto poi resteranno anche così, dando appunto l'effetto di sopracciglio più pieno e più, insomma, più folto. Si può fare anche la tintura, cosa che io non andrò a fare oggi, però è uno step che si può includere anche nella laminazione sopracciglia. Quindi ragazzi, non ci resta che cominciare, sono seriamente preoccupata, non so cosa aspettarmi, ma sono talmente curiosa che non appena ho visto parlare, cioè ho sentito parlare di questo prodotto, già lo stavo acquistando su Amazon, tipo clic clic, aggiungi al carrello, acquista, grazie! Prima di iniziare naturalmente devo andare a struccare la parte delle sopracciglia perché sono completamente truccata, quindi vado con le mie salviettine struccanti a un attimo a togliere il trucco qui, quindi adesso sarò stranissima, ragazzi, perché sarò tutta truccata, però tutto attorno alle sopracciglia già prevedo un bellissimo alone rosso della mia pelle che è delicatissima. Però è importante struccare bene 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 la parte perché deve essere completamente pulita. Mi sto sentendo un po' come Jenna Marbles durante i suoi me time. Welcome back to me time. Allora, qui ho il mio set di istruzioni. Se conoscete Jenna Marbles, commentate. Ho qui il mio set di istruzioni, ragazzi. E come prima cosa dobbiamo, con un pettinino da mascara pulito, un mascara wand, quindi questo qua, andiamo a pettinare il nostro sopracciglio. Naturalmente ne ho struccato solo uno perché andrò a fare questo in videocamera e l'altro off camera. Pettiniamo, non specificano come, quindi andiamo a pettinare. Mi piacerebbe averle così verso l'alto, pettinate così, quindi questa sarà la direzione che andrò a prendere e poi verso l'alto anche qua. Oh mio Dio, ho delle sopracciglia lunghissime ma sono completamente irregolari perché dovrebbero essere più chiare all'inizio e più scure alla fine. Le mie invece sono il contrario, sono più scure qua e più chiare qua. E poi ho tutti questi buchini vuoti, li vedete? Tipo qui c'è un buchino, qui ce n'è un altro qua sopra, vabbè. Sono solo io che detesto le mie sopracciglia e non riesco mai a vederle uguali. Cerco sempre di renderle identiche, ma è difficile perché naturalmente non lo sono. Adesso devo andare ad utilizzare il Lash Bonding Serum, che è questo prodotto qui, un pennellino ed il prodotto è completamente trasparente e dobbiamo applicare uno strato
sottile di questo. E poi con questo pettinino loro vanno praticamente a pettinare il sopracciglio. Oh mio Dio, ma sono lunghissimi! Cioè, ho le sopracciglia lunghissime, ragazzi, non credo sia proprio un bel vedere. Mi sembro... mi sembro il dottor... come si chiamava il dottor Marrabbio? Quello di Licia... quello di Kiss Me Licia? No, vabbè. Se vi ricordate di lui, commentate, ragazzi. A un certo punto si asciuga e diventa molto difficile da maneggiare, quindi bisogna essere piuttosto veloci. Adesso capisco perché lo mettono a zone loro. Oh mio Dio, ragazzi, io non riesco a capire se sto facendo un buon lavoro oppure un pessimo lavoro. Il bello è che poi saranno in questa forma per un bel po', perché poi mi sa che durano tipo per un paio di settimane, no? Così, quindi io spero di riuscire a dare una forma decente, altrimenti sono praticamente fregata, ragazzi. Forse è meglio andare a pettinarle con questo. Ok, si sono già praticamente incollate, benissimo. E non riesco più a smuoverle. In nessun modo. Quindi presumo che questa sia la forma che avrà il mio sopracciglio e non ci possiamo fare niente, ragazzi. È scritto così nel destino. Oh mio Dio, mi sto pentendo di quello che sto facendo. Adesso dobbiamo andare ad applicare la lifting cream, che sono delle bustine monouso, presumo. Prelevo un po' con un cotton fioc. È tipo una specie di gel, anche questo biancognolo trasparente. E andiamo ad applicare anche questo sul sopracciglio. Dicono di lasciar fuori la punta delle sopracciglia, ma è difficilissimo. Dio, ragazzi, sono seriamente preoccupata perché questo mi sembra più difficile della laminazione che ho fatto alle ciglia. Non lo so. Ok, ne avrò applicato abbastanza? Non si sa. E adesso dobbiamo lasciare il tutto in posa per... aiuto, mi sta un po' bruciando questo prodotto, spero sia normale. Oh mio Dio, ragazzi, sta bruciando. Oh mio Dio, ragazzi. Non so se è giusto che bruci. Per sopracciglia naturalmente sane, sì, le mie sono sane, non sono colorate o particolarmente sottili, 5-6 minuti, ok? Quindi metto sul cellulare il timer 5 minuti e vediamo se riesco a resistere. Adesso mi sono quasi abituata alla sensazione. 5 minutes later. Ok, sono appena passati esattamente 5 minuti, ragazzi. Adesso possiamo procedere allo step 2, cioè applicare una piccola quantità della neutralizing lotion, che sarebbe questa, lo step 2. Anche qui ci sono tipo queste bustine monouso, però l'altro non l'ho utilizzata tutta completamente, quindi non so, forse ne ho messo troppo poco. Ho sempre paura di esagerare in questi video per ritrovarmi senza sopracciglia o senza ciglia. In questo caso sono un po' preoccupata perché le sopracciglia cambiano tantissimo lo sguardo, forse più delle ciglia. Anche qua preleviamo, loro dicono di usare un micro applicatore, ragazzi, che ho controllato su internet ed è una cosa che io ovviamente naturalmente non ho, e quindi andiamo ad usare un cotton fioc. Adesso bisogna semplicemente andare praticamente ad applicare, un po' più densa di quanto pensassi, ad applicare questa soluzione. Togliamolo dalla pelle magari. Ragazzi, io non sono per niente soddisfatta della forma che hanno le mie sopracciglia. State capendo che resteranno così? Cioè, vabbè che poi posso sempre tagliarle un pochino, però non mi sembra proprio bellissima con questo coso che sale su qua. Oh mio Dio. Adesso devo lasciare anche questa e devo aspettare 6 minuti. Ok, timer, con solita ansia e preoccupazione per che cosa uscirà tra poco. Comunque 6 minuti, ci rivediamo tra pochissimo. A little longer than a few minutes later. Passati 6 minuti, adesso dobbiamo andare a pulire il tutto con il cotton fioc, sì. E poi dobbiamo andare a pettinare le sopracciglia. Mentre aspettavo che passassero questi 6 minuti, ho cercato un po' di pettinarle. Mi si sono rotte un paio, devo essere sincera. Però almeno sono riuscita a dar loro una forma quantomeno decente, perché quella che avevano prima
era veramente, veramente preoccupante. E adesso andiamo a pettinarle, dicono, seguendo la direzione della crescita del pelo e la forma. Quindi direi che dobbiamo pettinarle così. È come se avessi fatto il lifting, però sono molto più alte, boh. Non mi sembra che il sopracciglio sia altissimo, tipo. Non credo di aver mai pettinato così tanto le mie sopracciglia nella mia vita. Adesso che cosa dobbiamo fare? Questo è il momento in cui alcuni fanno la tinta, però è naturalmente una cosa completamente opzionale, ok? Io non vado a tingere le mie sopracciglia perché già sto facendo abbastanza danno, sto rischiando abbastanza che ancora mi devo mettere a tingerle. Direi di no. Preferisco usare la matita per andare a sistemarle. Adesso abbiamo... E tra l'altro la tintura non è inclusa nel kit, peraltro. È una cosa che si acquista a parte, da quanto ho capito. Poi dobbiamo applicare appunto lo step 3, c'è scritto 3 qua, non so se riuscite a vederlo, e anche qui immagino saranno salviettine, dovrei stupirmi, esattamente sono salviettine, anche qua, mono uso. Questo è un siero idratante, quindi non mi sento tanto preoccupata ad applicarlo perché è solo un siero idratante, dovevo sentirmi più preoccupata mentre applicavo gli altri prima che erano tipo... Non lo so neanche io cos'erano, roba chimica, ragazzi. Avevo un odore non tanto piacevole. Ok, questo è tipo... è molto piacevole sentirlo così fresco sulla pelle. Niente, per loro è finita così. Non c'è nient'altro, cioè dicono semplicemente applica il siero utilizzando un micro applicatore e poi basta, fai una foto del dopo. E questo è quanto, cioè, e quindi, scusa un attimo, ma devo rimanere così con le sopracciglia tutte bagnate del siero o cosa? Sto controllando il video di questa azienda, del Brow Kit, per vedere come finiscono loro, perché non penso che mi... cioè, non penso che questo sia il risultato finale, dovrò andare a togliere sta cosa in qualche modo. Ok, applica il siero e poi pettina le sopracciglia più o meno come ho fatto io con il cotton fioc. Ripassa un altro cotton fioc e ripassa il pettinino, ok? Mentre sulle istruzioni dicono ciao, arrivederci, questo è quanto, non c'è più spazio nel foglio, non vedi che non ci sta più niente, quindi baci e abbracci, mentre il video online invece ti fanno vedere che effettivamente lei va a toglierlo il prodotto e lo fa con questi cotton fioc. Sono fucsia! Oh mio Dio, io credo di essere allergica a questo prodotto, ragazzi. Cioè questa parte è completamente, completamente fucsia. Oh mio Dio, ragazzi, mi sto seriamente preoccupando. Ok, sicuramente abbiamo tolto l'eccesso come ha fatto lei e adesso possiamo andare a pettinare come ha fatto lei. Wow, ragazzi, wow. Ok, ma questo è il risultato finale, ho capito, ma quant'è che mi dura questo risultato finale? Cioè, rimangono così oppure non appena vado a lavarle cadono? Non lo so, questo comunque è il risultato finale, ragazzi. Adesso giudicate voi, avete visto il prima, questo è il dopo, ragazzi. Questo è un trattamento anche abbastanza costoso, a dire la verità. Quindi ditemi secondo voi se sono stata brava, se ne vale la pena e se vedete una differenza. Sicuramente c'è una bella differenza, è inutile negarlo. E mi piace molto il mio sopracciglio così con questa forma, non il rossore, ok? Però mi piace molto il sopracciglio così con questa forma, solo che mi chiedo se quando laverò il viso se ne andrà completamente questo effetto oppure no. Comunque adesso off camera vado a fare anche l'altro sopracciglio. A few moments later. Ok ragazzi, ho fatto anche l'altro sopracciglio, quindi sono entrambe fatte, laminazione, sopracciglia completata, vediamo da vicino il risultato. Questo è il risultato, ragazzi, voglio che commentiate voi, voglio che giudichiate voi che cosa vi sembra. Avete visto il prima ed il dopo sul sopracciglio struccato e poi con la laminazione, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate. Secondo me è venuto molto meglio questo sopracciglio, che naturalmente ha già molti meno buchini rispetto a questo, che come potete vedere di buchini ne ha, e non avendo io fatto la tinta né riempito in alcun modo naturalmente il sopracciglio, si vedono ancora. Però devo dire che essendo così rialzate danno un bellissimo effetto lifting al viso, ragazzi, che è veramente wow. Mi sto rendendo conto di avere le sopracciglia lunghissime, perché di solito anche le taglio, quindi se già sono così lunghe
non so che cosa pensare, penso che queste siano un pochino più lunghe rispetto a queste, quindi quelle del sopracciglio sinistro sono più lunghe rispetto a quelle del sopracciglio destro, o forse le ho pettinate meno verso l'alto, non lo so. Mi sembrano un pochino ancora tipo appiccicose, non lo so. Adesso comunque so di non doverle bagnare, se non sbaglio, per 24 ore, quindi non voglio rischiare, toccarle troppo, eccetera. Però ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Sicuramente c'è un bel effetto lifting che ti danno le sopracciglia pettinate così verso l'alto. Vi farò sapere, vi aggiornerò sulla durata di questo trattamento, che dovrebbe durare diverse settimane, ma io ho i miei dubbi, così, non lo so, perché magari invece tengono perfettamente la piega, però non lo so, a sensazione mia che può essere completamente sbagliata. Non mi dispiacciono, vi dico la verità, andrei comunque a riempirle per bene con la matita, però perché così vederle struccate, tutto il resto del viso truccato mi sembra un pochino troppo strano, che cosa ne dite voi? Però tutto sommato non mi dispiace, è un po' strano questo risultato. Andrebbero secondo me un pochino tagliati i peletti delle sopracciglia per sistemare il tutto, però tutto sommato questa laminazione sopracciglia non mi dispiace affatto. Voglio sapere che cosa ne pensate voi, soprattutto ditemi, dovrei continuare a farla la laminazione sopracciglia oppure meglio di no, meglio come erano prima con la matita eccetera, o meglio così, o meglio secondo voi così con la matita? Quindi commentate, fatemi sapere, sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate, se conoscevate già la laminazione sopracciglia oppure no, perché appunto esiste quella per le ciglia, io non sapevo esistesse anche questa per le sopracciglia, quindi sono veramente curiosissima. Io vi mando un bacione grandissimo, mia family, mi raccomando, noi ci vediamo domani 17:30 puntualissimi, mettete un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ma a domani, venite che vi abbraccio forte, mia family, fortissim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